Siamo a 2 giorni dalla partenza della rotta del Rum, è stato un lungo percorso per arrivare fino a qui, è un progetto che personalmente è iniziato molto tempo addietro, è un sogno che ho fin da quando sono bambino, è un sogno che si sta realizzando anche se per ora solamente diciamo il primo step, perché siamo alla partenza, ok, però bisogna arrivare dall'altra parte dell'oceano. Primo obiettivo è cercare di arrivare in Guadalupe, poi si vedrà. Quando sono la depressione probabilmente è da fare più strada verso sud. Verso sud. Monde poursuit pour le départ de la 11e route du Rhum destination Guadeloupe. Un événement populaire, vous le voyez, puisqu'il attire à Saint-Malo, mais également tout le long de la côte d'Emeraude, de nombreux téléspectateurs, vous le voyez, amassés pour pouvoir assister au départ. In arrivo questa forte depressione sui concorrenti, quindi vedremo cosa succederà. It's just struggling in general these days. Plasma penetration into the atmosphere. Une partie du golfe de Gascogne, mais vous voyez que plus à l'est. On ne fait plus de bruit, on l'entend. 3, 2, 1. Due italiani, appunto Andrea Fantini con Enel Green Power, un'imbarcazione di soli 12 metri che andrà a guidare nell'Atlantico. L'ennesimo temporale appoggiato, è abbastanza dura. Siamo qua con altri class 40 e altre barche che hanno deciso di mettersi al riparo circa il 50% dei class 40 che si sono ritirati o che comunque sono fermi in porto. Stiamo guardando gli ultimi file meteo. Un miscuglio di onde che vengono da tutte le parti, quindi non voglio forzare troppo e rompere niente. Sono bello cotto, però sono anche bello contento perché alla fine abbiamo preso al massimo 40 nodi e la barca perfetta. Sono arrivati gli Alisei, ragazzi! Finalmente! La Guadalupe! C'è l'isola, cioè quella maledetta isola, ma ci siamo quasi ragazzi, ci siamo quasi. L'arrivo è stato super emozionante e si conclude questa avventura con un sacco di voglia di incominciarne un'altra.